Grazie Presidente. Con questa proposta andiamo a riaprire i termini per la presentazione delle istanze che sono previste nel nuovo, che ormai è stato approvato da un anno, quindi non è più tanto nuovo, regolamento per gli impianti sportivi comunali. Con questo articolo 22,1 l'amministrazione ha dato la possibilità ai concessionari che nel corso della loro gestione abbiano realizzato a proprie spese dei lavori per la manutenzione straordinaria degli impianti o per la loro miglioria, presentare un'istanza in modo tale da vedersi riconosciuti una rideterminazione della durata di concessione. Questo è un problema che era emerso nel corso degli ultimi anni di vita del precedente regolamento, il quale prevedeva un allegato F che non era più in linea con il codice dei contratti e quindi ha creato in questo periodo di tempo un vuoto che ha causato l'impossibilità per l'amministrazione di appunto andare a chiudere tutte queste procedure. Con questa previsione abbiamo già dato la possibilità ad alcuni concessionari di presentare le loro istanze. Infatti già 34 concessionari hanno utilizzato quanto previsto dal regolamento nel corso del 2018. E ricordo però che quando il regolamento fu approvato, probabilmente avendo introdotto grandi novità, non tutti sono stati pronti a recepirle immediatamente. Quindi effettivamente i 120 giorni di tempo che erano previsti nella norma transitoria non sono stati sufficienti per tutti per potervi aderire. E poiché ovviamente è interesse dell'amministrazione e del concessionario andare a chiudere questi casi sospesi, per i quali altrimenti l'unica alternativa sarebbe ricorrere al TAR, abbiamo deciso di riaprire i termini e appunto dare la possibilità a tutti quanti di potervi aderire. Infatti seguirà a questa approvazione anche una comunicazione ufficiale da parte del Dipartimento di tutti i municipi, in modo tale che tutti siano al corrente di quello che stiamo per approvare e possano quindi aderirvi. Grazie.